E Andrea Bagioli che mette il sigillo all'internazionale di San Vendemiano il giorno di Pasqua, un sigillo importante che apre la stagione in una competizione altrettanto importante. Meditata, provata, pensata a tavolino questa? No, pensata no, però ci tenevo a far bene perché era da inizio stagione che non vincevo, quindi in queste gare qua internazionali voglio far bene. E sono partito che stavo bene, mi sentivo bene, e sul terzo cade il poggio, ho visto che c'era che il gruppo era un po' fermo, io ho provato, sono partito, ho ripreso Monaco, poi in cima ancora accelerato e sono rimasto da solo. Questi passaggi a Cadel Poggio in rapida successione, come dire che il circuito di Cadel Poggio quest'oggi sviluppava 10 km soltanto, non ti impensierivano un pochino? Un po' sì, però vedevo che stavo bene, ho fatto il primo forte, poi gli altri li ho gestiti, sono salito regolare e poi gli ultimi 20 km in pianura ho dato il massimo, non finivano più però ce l'ho fatta.